Signori, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Allora, come già ormai ben sapete, direi anche abbastanza da tempo, ormai sapete che mi sto dedicando al trading, che è stata la mia attività principale sin da 2015-2014, anche se poi, come già ho detto, sono entrato YouTube, ho continuato ma non ho mai abbandonato il trading. Quindi sono qui in questo video per dirvi che dopo 10 anni, ok, comunque di fallimenti, di soldi persi, io però non ho avuto nessuno che mi ha seguito, a differenza dei miei studenti che dopo uno o due mesi vanno in profitto, io purtroppo non ho avuto nessuno e quindi ho dovuto imparare con la mia pelle, a mie spese, perdere soldi, perdere tempo, insomma è stato veramente, veramente difficile, ecco perché i miei studenti sono molto più avvantaggiati. Allora, sono qui in questo video per dirvi che cosa? Che ho in gestione un conto da 500.000 di euro, ok? Il capitale iniziale sarà 500.000 di euro. Molti si chiederanno, sì certo, come no? Invece sì ragazzi, e com'è possibile? Già vi spiegherò una volta che ci sono delle società che vi prestano il loro capitale se dimostrate di saperlo gestire. Queste società vi permettono di amministrare i loro capitali, che possono essere di 25.000, di 100.000, di 200.000, di 500.000 come nel mio caso, e dopo aver dimostrato nella prima sfida che si fa il 5% e poi un'altra percentuale ancora, dipende dalle società, vi affidano questi conti. Ovviamente dopo anni di fatica e sudore sono riuscito a avere un conto del genere e il capitale iniziale è 500.000. Inoltre da adesso noi offriamo anche un servizio, proprio noi, io e il mio team, dove passiamo noi queste sfide per voi, quindi voi non dovete neanche preoccuparvi, noi vi diamo il conto in mano e ve l'avete voi pure, potete decidere di fare la gestione tramite noi. Però ovviamente c'è un però, ora comunque vi farò vedere il conto reale e vi farò vedere tutto, anzi ve lo metto in sovraimpressione adesso mentre sto parlando, vi faccio vedere innanzitutto un breve video, vi faccio vedere che il conto reale è ovviamente in dollari ed è intestato a me, quindi è un conto reale perché il server su cui si appoggia è reale, quindi non sono soldi finti come fanno molte persone e da cui poi si possono prelevare, ma è un conto reale, ok? Quindi, cosa bisogna rispettare in questi tipi di conti? Allora, innanzitutto, qui bisogna rispettare che non bisogna perdere giornalmente il 5%, quindi non potete perdere 25.000 euro in una giornata. Se perdete 25.000 euro siete fuori, ok? Quindi, il fatto di perdere in una giornata viene denominato come drawdown, ok? Quindi ora vi insegno un termine nuovo, quindi vi faccio anche della formazione gratuita. Quindi cosa succede? Che se noi andiamo a perdere il 25% in un giorno, noi perdiamo il conto, perché ovviamente ci sono dei limitatori a questi conti, non è che tu puoi perderli tutti e ovviamente non devi restituire soldi indietro se lo perdi, assolutamente. Però la società ti dice, guarda, ti metto a disposizione il 25%, il 5% di perdita in un giorno. Quindi se fate un'operazione nel trading solitamente si rischia l'1%, l'1% di 500.000 e 5.000. Solitamente in un giorno un trader medio fa 3-4 operazioni, se si conta che magari va male la giornata e 4 operazioni vengono sbagliate, 5.000 ovviamente per 4 sono 20.000, abbiamo quasi raggiunto il drawdown giornaliero e non va bene, quindi bisogna comunque abbassare il rischio. Poi abbiamo il drawdown generale, quindi quanto massimo posso perdere affinché mi tolgano un conto del genere. Il massimo drawdown, quindi la cifra massima che io posso perdere, ok, da quando ho questo conto, è di 60.000, quindi se io non perdo mai giornalmente 25.000 e magari perdo un giorno 10, un giorno 5, un giorno 10, un giorno 20, e arrivo a 420.000, che è ovviamente 500.000 meno 60.000 sono 420.000, quindi se arrivo a 420.000 il conto mi viene annullato e mi viene tolto. Quindi queste sono le regole che molte società vi chiedono di rispettare. Ovviamente è facile, basta abbassare il rischio, perché come ho detto prima, se si rischia l'1%, ok, ve lo scrivo qua, e l'1% in questo caso sono 5k, non va bene, perché se vanno male 4 operazioni sono 20.000 euro persi in un giorno, ok? E se va male una settimana, perché nel trading ci sono le settimane che vanno male, io ve lo dico, però a lungo termine si rimane sempre su. Se una settimana va male, tu in 3 giorni, 24, sì, in 4 giorni hai fucilato i 60.000 euro che loro ti chiedono di non perdere. Quindi qual è la soluzione? La soluzione è abbassare al minimo sindacale il rischio per operazione. Quindi se io rischio l'1% che è 5.000, non va bene. Quindi non posso
rischiare l'1%. Piuttosto invece mi vado a rischiare che cosa? Rischio lo 0,2%, che sono all'incirca 1000 euro. Ok, quindi se io rischio 1000 euro facendo un rapido calcolo, per sbagliare non arriverò innanzitutto mai al daily drawdown 25.000, perché vuol dire che dovrei fare 25 operazioni in un giorno e sbagliarle tutte, e 25 operazioni in un giorno non si fanno, al massimo se ne fanno 4, 5, 6, 10 se proprio vai in overtrade ed è sbagliato, e a volte anche a me succede, infatti bisogna essere forti su con un conto da 500.000, cioè sono comunque mezzo milione di euro, ok? Quindi il daily drawdown è sicuro che non lo supererai mai, mai. Ok, mai. Bisogna stare attenti solamente al max drawdown. Quindi, se rischio 1000 euro operazione, per sbagliare, per perdere il conto, devo perdere 60 operazioni di fila. Ok? Ovvio, adesso ti dirà è difficile sbagliare 60 operazioni di fila, perché per legge della statistica qualcuno azzeccherai. Sì, esatto. Però ci sono i giorni in cui vai male. Quindi i drawdown si sommano giornalmente e potresti arrivare a perdere il conto. Però ovviamente bisogna perdere 60 operazioni, no? Perché se io sto rischiando lo 0,2, ok, devo perdere 60 operazioni. Queste 60 operazioni ovviamente vanno decise bene, non vanno spalmate nei giorni, poi magari c'è un giorno sì, un giorno no, e poi ovviamente si va avanti. Però questo, ragazzi, è un grande risultato che volevo condividere con voi. Questo è il mio nuovo conto a 500.000, queste sono le condizioni che ovviamente devo andare a rispettare. E in questo modo mi garantisco un minimo profitto di 2000 euro, perché nel trading si fa sempre il doppio di quello che rischi, quindi se rischio 1000 devo almeno guadagnare 2000, perché se rischio 1000 e guadagno 1000, no, rimango sempre lì, quindi perdo 1000 guadagno 1000, perdo 1000 guadagno 1000, si fa almeno il doppio. In alcuni casi io faccio anche il quintuplo, 6 volte il capitale, quindi anche 1000 euro vanno bene. In questo modo si riesce bene ad amministrare un conto a 500.000, che comunque non si può rischiare l'1% perché sennò te lo tolgono, però rischiare comunque 1000 euro, che è una cifra grande, si riesce a fare comunque un bel risultato. Allora, vi rifaccio anche vedere che il conto ce l'ho qui, ok? Non so se si vede, comunque l'ho fatto vedere anche prima. C'è scritto First Class Forex Found Anthony Rossi, e qui c'è scritto che il server è reale. Non so se si riesce a vedere bene, però insomma ce l'abbiamo, no? Quindi per tutte le persone che hanno visto il mio corso gratuito qui su YouTube, che comunque continuerà, quindi pian piano che ci saranno altre lezioni continuerà, sappiate che è possibile avere risultati col trading, si può fare, cioè io ci sono riuscito, c'ho questo conto, se avete dei problemi possiamo passare le sfide per voi, quindi si riesce ad avere una formazione decente, lo continuo a sempre dire, la formazione è la cosa numero uno, perché se voi ancora pensate di giocare a GTA, che per quanto possa essere stato bello anche per me moddare il gioco, fare tutto quello che è stato, comunque il mio passato non lo rinego, ma è stato bello, ma bisogna adesso pensare a una cosa, stiamo crescendo, bisogna pensare alla vita, quella vera, che non è giocare alla PlayStation o al computer, ma fare i soldi e garantirsi un futuro migliore. E iniziando a studiare online, iniziando a studiare qualcosa, potete realmente farlo. Ora che avete magari 18 anni, 19 anni, 16 anni, è il momento giusto per iniziare. Solo così inizierete veramente a capire come funzionano le cose. Entra nel frattempo, ora vi porto qui e vi faccio vedere. Ovviamente vi ricordo, ho già fatto il tour dell'attico nuovo. Qui sono i vestiti, qui sono le scarpe. Qui c'è la postazione, ok? Dove trado, faccio un po' di riflesso, faccio tutte le cose che mi servono, ok? Qui ci sono tutti i miei attestati, qui c'è il mio master che mi permette legalmente di insegnare trading e ovviamente anche di poterlo fare, lì c'è l'attestato del conto da 80.000 che ho avuto l'anno scorso e qui, eccolo qui, c'è il certificato The First Class Forex Found, che è appunto il broker di cui stavo parlando, questa società, dove amministro questi 500.000, ok? Perché cosa succede? Quando passi queste sfide ti vengono dati certificati che attestano ovviamente innanzitutto che hai il conto e che ovviamente sai fare trading, ovviamente se poi perdi il conto questi ti rimangono, ma se hai avuto questi risultati si presuppone che il conto non lo perdi, ok? Perché ovviamente se sei un professionista e hai avuto questi certificati devi mantenerli e continuare a fare trading nel tempo. Quindi signori, diciamo che per questo video è tutto, vi ho fatto vedere il mio nuovo conto, tutto quello che farò, ovviamente ricordo a tutti che trovate tutti i link in descrizione, se volete essere seguiti da me, dal mio team, potete iniziare il percorso gratuito su YouTube, insomma avete tante possibilità
per iniziare a crescere, tante possibilità per creare il vostro futuro, anche perché quello che un giorno sarete tra 10-20 anni lo dovete alle azioni che fate oggi. Quindi se iniziate adesso avrete un futuro migliore rispetto a quello dei vostri genitori, dei vostri amici, di tutte le persone che conoscete. Quindi direi che per questo video è tutto, signori. Noi ci vediamo al prossimo video, dove ovviamente penso che sarà una lezione gratuita sempre per voi. Quindi per questo video è tutto e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao!